Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla pagina della cronaca giudiziaria. In particolar modo ci occupiamo di una turpe storia di violenza sessuale che si è registrata anni addietro a Mazzarino. Condannati i colpevoli, si tratta di due ragazzi del luogo che all'epoca dei fatti avevano 14 e 16 anni. Una turpe storia di violenza venuta alla luce solo al coraggio di una madre di un ragazzino che una volta compreso il disagio del proprio figlio, vittima di sevizie senza esitazione, ha avuto la forza di rompere il silenzio e di denunciare tutto ai carabinieri di Mazzarino. Era il 2009. A distanza di 7 anni, ieri sera, è giunta la sentenza irrevocabile di condanna per chi si è macchiato di quel gesto. Si tratta di un 21enne e di un 23enne, all'epoca dei fatti minorenni, condannati a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Sono stati i carabinieri ad arrestarli e a rinchiuderli in carcere. L'ordine di esecuzione è stato emesso dalla Procura dei Minori di Caltanissetta. L'accusa di violenza sessuale di gruppo in concorso continuata, sequestro di persona ed estorsione a carico di un loro coetaneo. All'epoca dei fatti, i 3 giovani avevano un'età compresa tra i 14 e i 16 anni. La vittima aveva subito gravi gesti di violenza sessuale e ricatto dai 2 ragazzi. Gli arrestati, infatti, dopo averlo portato in una zona rurale di Mazzarino, lo avevano trattenuto con la forza e dopo averlo legato lo avevano sottoposto ad atti sessuali reiterati contro la sua volontà. Non paghi, i 2 lo condussero in un garage nei pressi delle loro abitazioni e lo sottoposero a nuove sevizie. La fragile personalità del ragazzo, oltre ad essere scossa da questi gravissimi gesti, fu ulteriormente oltraggiata dalla richiesta estorsiva dei 2 giovani che, pena la rivelazione dei servizi ricevuti e lo sbeffeggio dell'intera comunità, gli estorsero la somma di 1.000 euro per acquistare il proprio silenzio. La triste vicenda, come dicevamo, venne a galla grazie alla madre del ragazzo che, raccolte le testimonianze del figlio, raccontò tutto ai militari dell'arma. L'indagine fu svolta con scrupolo e riservatezza. Ieri sera è arrivata la condanna per i 2 ragazzi. E adesso parliamo della ricorrenza del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il 4 novembre si è svolta anche quest'anno a Caltanissetta la cerimonia in occasione della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, organizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri con il coordinamento della Prefettura. Una manifestazione che è stata accompagnata dalle note della banda musicale e a cui hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose. Una grande partecipazione anche da parte dei giovani. Infatti erano presenti alcuni studenti provenienti dalle scuole locali. In Viale Regina Margherita, proprio davanti al Monumento ai Caduti, si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera, preceduta dallo schieramento del picchetto d'onore interforze. Subito dopo è avvenuta la deposizione della corona d'alloro. È stata anche data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Difesa Roberta Pinotti. La giornata si conclude con la maina bandiera alle ore 18. Anche quest'anno le divise e i simboli delle forze dell'ordine, dei corpi civili e militari, delle associazioni volontaristiche e combattentistiche dell'arma rimarranno presenti sino al 6 novembre nelle vetrine di alcuni negozi del centro storico. Il messaggio è dato dalla straordinaria partecipazione sia cittadina sia delle autorità, sia soprattutto delle scuole, dei bambini che con entusiasmo hanno seguito la cerimonia, hanno cantato l'inno nazionale. Questo è il più bel segnale, secondo me, di unità e di omaggio al grande lavoro svolto dalle Forze Armate, come è stato detto sia dal Presidente della Repubblica, sia nel messaggio del Ministro della Difesa, sia nei confini nazionali, sia nelle missioni internazionali. Quindi non abbiamo che da essere fieri veramente di poter avere questo supporto delle forze armate anche nell'ambito dei recuperi dei migranti. Un'opera veramente straordinaria che va ancora una volta celebrata anche nella memoria di chi è caduto sia nei tempi passati, nelle guerre, ma chi continua comunque nello svolgimento del proprio dovere anche a perdere la vita per i valori veramente di patria, di libertà e di democrazia. Messaggio di presenza. Le forze armate oggi come sempre ci sono in Italia e all'estero, e questa ricorrenza che cade al termine di un periodo così travagliato per il nostro paese riafferma l'importanza
dell'operato delle Forze Armate e la loro vicinanza alle nostre popolazioni che soffrono, oltre che la tutela degli interessi nazionali, sia sul territorio nazionale sia all'estero. Ed una iniziativa si è svolta anche nella scuola Ettore Romagnoli di Gela. La giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate è ricordata a scuola e l'iniziativa che si è svolta oggi nell'aula magna dell'Istituto Ettore Romagnoli di Gela, presenti gli studenti delle classi terze, interessante il dibattito al fine di ricordare la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale. La scuola secondaria Ettore Romagnoli è una scuola pubblica e come tale rientra nelle agenzie formative formali insieme a quelle non formali che fanno sì che poi si crei il tessuto sociale, il tessuto connettivo di un paese. Celebrare Forze Armate per noi significa suggellare un rapporto privilegiato con il corpo di polizia, con il corpo dei carabinieri, con quanti difendono lo Stato, con quanti nel passato in momenti estremamente duri e difficili come sono stati i conflitti mondiali hanno difeso il paese, con quanti ogni giorno affrontano l'emergenza dei migranti per mare salvando vite umane. Proprio stanotte la notizia di un'ulteriore strage, 250 morti nel canale di Sicilia. Noi sappiamo che le forze dello Stato intervengono nonostante l'indifferenza europea, l'indifferenza collettiva. Ecco, per noi come Scuola Romagnoli parlare delle Forze Armate, celebrare loro significa dire noi siamo con voi, noi saremo sempre al loro fianco. In bella mostra nell'Aula Magna anche un fucile legalmente detenuto dallo storico Nuccio Mulè. Appartiene innanzitutto al 1891 perché è il classico fucile emblema della Prima Guerra Mondiale utilizzato dai militari del Regio Esercito durante la guerra di trincea. Poi l'ho portato perché c'è questa bella manifestazione organizzata dalla preside della Romagnoli con l'intervento di Ambra Vera, una scrittrice che si occupa di questa tematica della Prima Guerra Mondiale e che ha realizzato un libro su un nostro eroe, Dammaggio Fischetti. Come le è venuta l'idea di scrivere un libro dedicato interamente ad un eroe gelese? È capitato per caso incontrare questa figura e innamorarmene. E ritengo che sia un personaggio che vale la pena conoscere. E perché avete presentato il libro proprio il 4 novembre, il giorno delle Forze Armate? Oltre che ad essere il giorno delle Forze Armate, è anche il giorno in cui si celebra la vittoria della Prima Guerra Mondiale e quindi è doveroso ricordare anche questa data e soprattutto qui a Gela con Damaggio. Per me è stato bello, interessante perché ho fatto una ricerca di immagini storica e l'idea di mettere una storia così importante attraverso le immagini e renderla più fruibile magari ai ragazzi, a gente che insomma ne capisce un pochettino di meno, penso sia una cosa interessante. La Fidas Adas di Gela incontra i donatori, coloro che ancora non lo sono e quelli che vorrebbero diventarlo. Appuntamento previsto per domani alle 10 nella sede dell'associazione in via Italia 13. Si tratta di un incontro di formazione e aggiornamento che sarà tenuto dal medico responsabile dell'unità di raccolta Antonio Moscato. Un'occasione per scoprire qual è il modus operandi dell'associazione e cosa significa donare il sangue, in che modo avviene la donazione, la raccolta e lo smistamento. E sempre domani alle 11.30 presso l'Aula Magna del Liceo delle Scienze Umane Falcone Borsellino di Gela si terrà un incontro con gli studenti su la donazione, una scelta che cambia la vita, promosso dalle associazioni Dono, Fidas Adas, Admo e Adoces. Interverranno il dirigente scolastico Gioacchino Pellitteri, Rita Salvo, presidente Fidapa, Enzo Emanuello, presidente Fidas Adas di Gela, Giacomo Giurato, presidente Admo e Carmela Calleri, presidente Adoces Sicilia Ollus. Si parlerà di donazione di sangue, midollo osseo e cellule staminali da cordone ombelicale. Una scuola oltre la scuola, verso il digitale. Si tratta del progetto finanziato con i fondi FERS, finalizzato alla realizzazione e all'ampliamento delle infrastrutture di rete LAN e Wi-Fi. Il progetto ha permesso all'Istituto Scolastico Enrico Sorito di Gela, diretto da Crizia Nobile, di realizzare punti di accesso ad internet sia nel plesso centrale di via Brescia che nei plessi distaccati Ortisi, Rita Levi Montalcini e Nelson Mandela.
La scuola adesso potrà, da un lato, rispondere meglio ai bisogni dell'utenza che vive in un mondo digitalizzato, realizzando una didattica innovativa, e dall'altro potrà migliorare la comunicazione con i genitori e con il territorio intero. Attraverso questo cablaggio la scuola oggi è nelle condizioni di poter in tempo reale e contemporaneamente fare lavorare tante classi con il digitale che non è più una finalità, ma è uno strumento per qualsiasi attività didattica che la scuola vuole portare avanti in modo innovativo. Grazie a questi finanziamenti europei, oggi la nostra scuola si pregia di applicare, di tenere in uso quotidianamente la didattica digitale, e i bambini lavorano con le LIM e con i tablet nel quotidiano per qualsiasi ricerca, per qualsiasi attività curriculare, non solo quelle extracurriculari, ma proprio il curriculum è fatto di questa nuova modalità innovativa e digitale che è, diciamo, l'elemento naturale per i bambini. È prevista per lunedì 7 novembre alle 9.30 l'Assemblea cittadina del coordinamento della Federazione Nazionale Pensionati. L'incontro si terrà in via Generale Cascino 68. Saranno dibattuti i temi e le problematiche che attanagliano i pensionati. Aprirà i lavori il coordinatore Orazio Ciacia e relazionerà il segretario generale territoriale di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Salvatore Montalbano. Chiuderà i lavori il segretario regionale della Federazione, Alfio Giulio. E il prossimo lunedì 7 novembre, presso la casa circondariale di Contrada Balate a Gela, si terrà un incontro con i detenuti sulla prevenzione del cancro del colon. L'iniziativa è dell'AIRC, la cui delegata a Gela è Graziella Condello. Relazionerà Pippo Leonardi, responsabile dell'unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale Vittorio Emanuele. L'incontro è inserito nel programma di educazione alla salute Mare per prevenire, organizzato dalla locale sezione AIRC. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi venerdì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. L'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5, anche nei giorni di domenica, martedì e giovedì. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Siamo ritornati, seconda parte del telegiornale. Inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Unitre di Gela, presieduta da Angela Scaglione Altamore. Si darà domani alle 17.30 presso l'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela. Saranno presenti, tra gli altri, Aldo Cibona, il dirigente scolastico Gioacchino Pellitteri e l'assessore comunale Francesco Salinitro. Si chiama Campagna Amica, è l'appuntamento previsto dal prossimo 18 novembre, ogni venerdì in Piazza Roma a Gela. L'iniziativa è stata presentata oggi dal sindaco Domenico Messinese, dall'assessore comunale allo sviluppo economico Simone Siciliano e dal direttore della Federazione Provinciale Nissena di Coldiretti Massimo Primavera. La storica area urbana gelese ospiterà le aziende dell'agroalimentare che proporranno ai cittadini i loro prodotti a chilometri zero. Piazza Roma è un mercato storico della città, era un mercato vero e proprio che negli anni con l'avvento dei supermercati aveva perso quel suo fascino e quella sua centralità, che noi speriamo di far recuperare con un mercato a chilometro zero, con prodotti dei nostri territori, con la qualità garantita da Coldiretti. Un altro punto del programma che viene a essersi, che si va a concretizzare, un punto del programma, quello del mercato a chilometri zero, che era nelle nostre intenzioni da realizzare, ma realizzarlo in modo corretto, in modo tale da garantire realmente
conoscere l'origine del prodotto e soprattutto la correttezza del trasporto e della modalità di vendita, andandoci quindi ad affiancare a un'associazione, la Coldiretti, che in questo campo ha un'esperienza decennale. È chiaro che questo è uno di quei mercatini in cui, ecco, l'amministrazione si convenziona con Coldiretti per portare in un'area storica, appunto, come dicevi tu, del mercato cittadino, dei produttori che permetteranno ai cittadini, ai consumatori finali, di acquistare dei prodotti a chilometro zero, possibilmente biologici, certificati, in cui, ecco, la produzione e la vendita sono certificate e garantite proprio da Coldiretti, ente che è riconosciuto a livello nazionale per, diciamo, la capacità di verifica dei suoi associati per tutto quello che riguarda la produzione e la trasformazione dei prodotti agroalimentari. Tra i primi espositori gelesi ci sarà anche Antonio Lo Giudice, le cui produzioni agricole incontrate a Manfria nelle scorse settimane sono state oggetto di studi da parte dell'Università del Cile. La Fondazione Campagna Amica adotta un sistema di controllo rigoroso ed equo con l'obiettivo di rendere distinguibile agli occhi del consumatore le produzioni a chilometri zero. Domenica 6 novembre alle 8 Sport Natura saranno nuovamente protagonisti alla Riserva Naturale Biviere di Gela per la seconda edizione del Trofeo Leopoldia Dune Sprint Trail per corridori e camminatori di 10 km ricco di avventura. L'associazione sportiva Sport Action organizza il circuito Eco Trail Sicilia aperto a corridori e camminatori agonisti e non. Il circuito si sviluppa in 18 tappe complessive che si svolgeranno nei parchi e nelle riserve naturali siciliane e dopo il grande successo ottenuto l'anno scorso, domenica, come dicevamo, arriverà al Biviere di Gela. Si terrà domani alle 17.30 presso il Museo del Cinema di Palazzo Vignatelli a Gela la mostra sui grandi campioni del pugilato italiano dal titolo Divi e Pugni, il cinema racconta la box. L'iniziativa è dell'Istituto Culturale di Sicilia per la cinematografia in collaborazione con il Comune e la Federazione Pugilistica. E ora parliamo di calcio. Dopo la pesante sconfitta subita domenica scorsa a Frattamaggiore, il Gela deve subito risalire la china per non pregiudicare quanto di buono fatto fino ad ora. Domenica al Presti sarà di scena la capolista Arrende, al posto dello squalificato Bruno dovrebbe giocare Romito Bulades. Noi lo abbiamo sentito. Bulades, tra due giorni arriva la capolista Arrende in casa qui al Presti contro il Gela. È chiaro che bisogna tornare a vincere perché la sconfitta di domenica al Frattamaggiore è stata pesantissima. In casa dobbiamo dimostrare ciò che siamo, la squadra che siamo. Domenica abbiamo avuto una brutta sconfitta, quindi abbiamo voglia di dimostrare veramente chi siamo, una grande squadra, e quindi faremo di tutto per portare appunto i tre punti a casa e di dimostrare alla gente che non siamo quelli di domenica. Ma cosa è successo domenica? Un blackout? Queste sono le classiche partite che magari in una stagione possono capitare. Giusto giusto, magari è capitato a noi nel momento sbagliato e quindi purtroppo non ci abbiamo potuto fare niente. Però in casa, nelle ultime uscite, soltanto un punto e basta. Magari abbiamo avuto qualche difficoltà, le squadre che vengono qua a Gela, diciamo, sono contente se se ne vanno con un punto, quindi magari già dal decimo del primo tempo si mettono tutte dietro e ci causano qualche problema di troppo. Domenica tu sostituirai lo squalificato Bruno o ti sei preparato bene in settimana? Sì, sì, diciamo che tutti ci facciamo trovare pronti, poi sarà il mister a decidere. Quindi domenica, se ci sarà l'occasione, spero di farmi trovare pronto. Cosa temete dalla capolista? Assolutamente niente. Dunque domenica i tre punti. Assolutamente sì. Viaggio musicale attraverso la vibrazione delle corde di una chitarra. Si tratta dell'iniziativa promossa a Gela dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra col patrocinio della Regione Siciliana, del Comune e del Museo Archeologico Regionale. Primo appuntamento domani alle 19 nei locali del museo con il concerto jazz del duo Alessandro Lochiano, tromba, ed Emanuele Smecca, chitarra. Appuntamento col cinema all'Antidoto di Gela e in proiezione il film Lettere da Berlino
Sono due gli orari, ve li ricordiamo, 19.30 e 21.30. All'Antidoto è scattata anche la campagna abbonamenti per la stagione teatrale. Il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre. L'abbonamento intero costa 70 euro, 55 euro ridotto per i giovani. E nuova stagione teatrale anche all'Eschilo, dall'8 novembre, in scena i più grandi artisti italiani del teatro e della televisione. Il prezzo dell'abbonamento è di 90 euro. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni.